Ci troviamo qui al centro Giulio Onesti di Roma per questo primo raduno giovanile del 2015, voluto fortemente dalla FITARCO, dal Comitato Paralimpico, dall'INAIL, ma perché sicuramente vogliamo formare nuovi atleti, dare un ricambio a questo movimento del tiro con l'arco, ma soprattutto far vivere in questo posto la collaborazione, la conoscenza, la vicinanza che possono avere questi atleti con altri campioni che magari sono qui ad allenarsi in questo centro. Credo che questo sia un motivo di orgoglio di avere questa possibilità, ma anche che crei molte aspettative e anche spirito di emulazione di questi campioni. Quindi li abbiamo veramente voluti convocare qua con queste finalità, perché possono quei tecnici che sono a loro disposizione per seguire questo percorso, ma anche per fare un percorso di vita, un percorso di autonomia di questi ragazzi. Vogliamo formare tanti piccoli campioni che magari un domani, non dico a Rio, ma magari a Tokyo, possono essere sul palcoscenico e portare in alto il nostro tricolore. È stato un bellissimo momento ieri sera quando abbiamo consegnato per la prima volta la maglietta della nazionale con la divisa, che insomma da atleta mi è venuta in mente quando io ho ricevuto per la prima volta questa maglia, ed è stato veramente un grandissimo momento con un grande sorriso che andavano da un orecchio all'altro. Questo credo che sia un fattore motivazionale molto importante che noi abbiamo voluto dare. Qua sono seguiti da tecnici FITARCO, che ringrazio per la disponibilità che hanno messo a disposizione per questo progetto. Ringrazio tutto lo staff FITARCO che ha preparato il campo, ringraziamo anche i genitori, i tecnici personali, che sicuramente sono quelli che insieme ai ragazzi fanno poi il lavoro a casa. Quindi avere questo simbiosi, questa possibilità di lavorare assieme con i tecnici nazionali e quelli personali, magari possono portare più frutti, perché questi ragazzi possono lavorare assieme. Parliamo di ragazzi che hanno, alcuni di loro, già ottenuto risultati importanti e che quindi anche da una prospettiva agonistica la federazione può aspettarsi qualcosa da loro. Sicuramente sì, qua abbiamo dei ragazzi che già ai campionati nazionali si sono già distinti per le loro qualità, le loro abilità, insomma, nella tecnica. Sono già arrivati alcuni a accedere al campionato assoluto che abbiamo svolto a Zola circa un mese fa. Quindi credo che le aspettative ci siano tutti, noi vogliamo insomma cercare di farli crescere sia sotto l'aspetto tecnico ma anche di persona, e speriamo che nel loro futuro ci possano essere grandi soddisfazioni attraverso lo sport, come magari ho avuto l'opportunità di fare io. Credo che lo sport sia stato veramente un grande maestro di vita, che mi ha sicuramente fatto toccare la vittoria ma anche la sconfitta, e credo che sia quella che mi ha fatto capire molto di più della vittoria. E quindi auguro anche a loro una grande carriera di soddisfazioni e soprattutto di divertimento, perché lo sport a questa età soprattutto deve essere soprattutto divertimento, e credo che con questo progetto Arco Senza Barriere vogliamo proprio portare questi valori e poi vedere casomai un domani che questi piccoli ragazzi oggi possono diventare i campioni del domani.